Je suis toujours dans la maison de Maurizio et de Eva. On va se tourner un peu parce ma que... Eva, ma cosa c'è che vuole sapere? Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Voglio sapere, tu è nata in questo... Tu fu nata in questo villaggio in 1940... Nel 1949. 1949, en 1949. Tu es un ancien habitant du village. Puoi presentare il villaggio di Piovene Rocchette? Sono nato a Piovene Rocchette nel 1949. Je suis né à Piovene Rocchette en 1949. Sono nato qui. Il est naté, on voit d'ailleurs la rue où il est né, pas loin d'où il habite aujourd'hui. Ça y est? Nella prima infanzia andavo a scuola qui. Oui, il est allé dans son enfance au centre, à l'école, dans le centre du village. À la scuola materna. À la scuola materna, à l'école maternelle. Et puis à la scuola elementare, qui. À l'école élémentaire. Et à la scuola media. La scuola media. C'era. Encore era, là. Era qui. Sì. Bon. Et puis, le scuole superiori, invece, a Schio. Il paese allora aveva 7.000 abitanti. Sì, il y avait alors 7.000 abitanti e... C'erano due cinematografi. E adesso quanti una abitanti? Una grande fabbrica tessile che ora non c'è più. Ouais, et il y avait une grande usine là, hein, sì, qui n'esiste plus. Oggi, quanti abitanti al villaggio? 8.200 abitanti. 8.000 solamente? 8.200. Oh, penso che 10.000, no? No, no, 8.200, 8.000, e sicuramente qualche migliaio di extracomunitari. Oh, d'accordo. Quali monumenti devo vedere quando on vient au village? Qu'est-ce que sont les monuments qu'il faut voir? Ci sono alcune, forse vecchia casa. La vecchia casa che ti ho fatto vedere in via Castel Manduca, che era sicuramente del 1200. Oui, alors il y a des vieilles maisons à voir. La sede del comune. Donc une ou qui est au centre du village, qui date des années du 12e siècle, qui est près de l'ancienne mairie. Poi ci sono in via Libertà, alla fine di via Libertà, un vecchio edificio, forse del 1500-1600. Oui, donc vers la via Libertà, ce qui est près du centre, près de l'église et de la mairie, il y a une maison qui date de 1500. E poi la chiesa dell'Ospizio, che è del 1400. Oui, la maison de, donc de corps. Una chiesa dove c'era un convento e où il y avait un couvent. Ma se vuoi ti faccio vedere dei libri, magari così puoi... Alors on peut aussi regarder le livre pour en savoir plus, mais la montagna non è lontana, la montagna n'est pas loin. No, siamo alle pendici delle Prealpi Venete. E Sumano? Del Sumano. Il Monte Sumano, eh? Monte Sumano e poi l'altipiano di Asiago. Asiago. Ai confini. A quanti chilometri Asiago? 30? Asiago è sui 1000 metri. No, però... quanti chilometri? A quanti 30 chilometri, 30 ouais. Chilometri. Asiago è a 30 chilometri e c'è un village où on fait du bon fromage. Il y a une grande laiterie. Una grande laiteria. Sì. Voilà. Bon. Il fait bon vivre a Piovene Rocchette, sì? Sì, una zona tranquilla dove chi ha una certa età si conosce, insomma. Bon. Arrivederci, grazie Mauro. Grazie.